Ciao Salerno, finalmente sono Granata, divertiamoci insieme. Eccoci Daniele, intanto benvenuto a Salerno. Grazie. E hai qualcosa da farti perdonare perché c'è una data, 6 febbraio 2016, cosa ti ricorda? No, il mio primo gol è stato col Pescara qui alla Reti, è stato il mio primo gol tra professionisti se non sbaglio, quindi forse è stato il destino proprio finire qui in questo stadio. Il destino vuole, si inizia con cose belle sperando che continui così. A proposito di cose belle, c'è da resettare, c'è da costruire, c'è da aprire un nuovo libro. Ti sei già allenato con i tuoi nuovi compagni. Che aria hai trovato? Che aria si respira? Bellissima, bellissima, perché comunque si fa calcio. Per fortuna facciamo un bel mestiere, quindi si può solo stare bene. Sicuramente ci sono incomprensioni, a volte il calcio regala gioie e dolori. Hanno vissuto i miei compagni l'anno scorso dei dolori, quindi c'è da rimboccarsi le maniche e gerire tutti insieme. E tu hai vissuto proprio una retrocessione alla Spezia, una ripartenza, un campionato di Serie B, ci sono tanti ostacoli, Daniele, esatto. Ma anche tante opportunità. Sì, sì, esatto, è un po' come ho vissuto io l'anno scorso, però ecco, sono partito da quest'anno io che l'anno scorso calcistico, che ci siamo rimboccati le maniche e bisogna accettare la realtà e mettere tutto l'impegno che si può dare, accontentando tutti, in primis i tifosi, e cercando di arrivare a un bel obiettivo. E tu sei pronto a mettere anche qualità, abilità nei calci piazzati, cos'altro in questa Salernitana che sicuramente stanno? Sicuramente il carisma, prima di tutto un aiuto ai compagni e dopo vengono le qualità tecniche, quindi per me si vince prima nello spogliatoio tutti insieme, formando un bel gruppo, un grande gruppo, e poi si va in campo a dare il massimo. Salerno hai giocato da avversario, piazza sicuramente esigente, calorosa, che cosa ti aspetti dalla Reti? Bellissima, è veramente pazzesco, già ieri l'ho assaporata un po', però comunque negli anni ho giocato sempre contro ed è veramente un calore che forse poche squadre trasmettono, quindi ci sarà veramente da avere la pelle d'oca. Conoscevi già alcuni dei tuoi compagni, credo con Fiorillo? Sì, 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 Vincenzo, sono stato a Pescara con lui, anche con Giulio Maggiore siamo trovati, poi conosco Luigi che abbiamo giocato tanti anni contro, quindi il resto dei compagni li ho conosciuti e come se già fossi qui da tempo, ecco. Tu hai una storia calcistica particolare perché nasci nel settore giovanile della Roma come terzino. Sì, sì, è vero, è vero. I primi anni, credo 13-14 anni, io ho fatto settore giovanile, ho iniziato da terzino, poi Vincenzo Montella mi cambia il ruolo e da lì non mi è cambiato più. Ora, non promesse ma fatti, che cosa vuoi dire ai tifosi della Salernitana? È sempre, sempre questo, è inutile promettere. La promessa è di dare sempre il massimo, questo è inevitabile, però sicuramente noi cercheremo, questo è assodato, cercheremo di dare il massimo ogni partita, perché ogni partita è, per me, io dico sempre, una finale, con qualsiasi squadra giochi, quindi siamo pronti a dare tutto fino alla fine. Forza Salernitana!